Serata di gala venerdì 12 dicembre con la consegna degli RDC Awards 2014. A presentare l'evento Fabio Falzone di TV 2000 accompagnato da Anna Maria Jacopini. Premio miglior colonna sonora a Giuliano Taviani per Anime Nere. Miglior libro di cinema ad Anton Giulio Mancino per La recita della storia, il caso Moro nel cinema di Bellocchio. La navicella per il cinema a Mario Martone per Il giovane favoloso. La navicella per la fiction a Pupi Avati per Un matrimonio. Questo premio è un premio che apprezzo molto, in quanto questo per me è stata una prima volta in cui ho raccontato una storia così lunga, 6 puntate, quindi un arco narrativo di 50 anni della storia italiana, e con un tema a mio avviso molto significativo, che è quello del matrimonio. Quindi che è un istituto in qualche modo in crisi, che, sul quale c'è un dibattito aperto in tutto l'Occidente, lo si vuole interpretare in varie mode e maniere. Ecco, io ho raccontato il matrimonio classico, quello tradizionale, quello che è il risultato dell'esperienza dei miei genitori, mia e dei miei figli, quindi ecco, cercando di ricandidare il matrimonio classico anche come probabile, come possibile, come praticabile. Non è indecente sposarsi con una donna e rimanere sposato con la stessa donna, è una cosa della quale non vergognarsi. Non è indispensabile presentare sempre la donna come, che è con te, come la mia compagna, puoi anche dire mia moglie certe volte. Insomma, ecco, siccome questa fiction, questo racconto ha avuto successo, e anche il premio di stasera, voglio dire, anche altri riconoscimenti che ha avuto lo confermano, vuol dire che c'è una parte del paese che poi in qualche modo è ancora rimasta sensibile a questi tipi di ipotesi di vita.